Beh, io credo che a questo punto il comportamento della provincia sia quantomeno censurabile, perché far carico della città, alla città di Bolzano, di tutta questa massa di profughi che stanno arrivando, credo che sia censurabile, appunto. Come detto, nelle caserme della provincia c'è sicuramente posto per tutti, non occorre che creiamo un grosso problema alla città di Bolzano. E soprattutto c'è un altro aspetto, che non solo il comportamento censurabile della provincia, ma anche il fatto che in comune nulla ne sapessero, e fin qui ancora. Ma questo significa che comunque il comune non ha il pallino in mano, e quindi non ha nessun potere decisionale da questo punto di vista e nessuna influenza su quello che è la politica provinciale. Ma e quindi di conseguenza, secondo lei, è un po' come stanno denunciando un po' i cittadini a Bolzano, il comune sembra non esistere più, tanto decide tutta la provincia? Ma è quello che dico da sempre anche, no? E non viene mai riconosciuto questo ruolo di città capoluogo che Bolzano deve avere, e soprattutto nei confronti della provincia la dignità che la città di Bolzano deve avere, e cosa che non è, fino adesso e negli ultimi 10 anni non è avvenuto.